C'è chi non è convinto dell'utilità del concime, addirittura c'è qualcuno che nega la sua utilità. E allora abbiamo deciso di fare un semplice test, così come lo potrebbe fare chiunque. Ci siamo procurati per questo un doppio vaso, in particolare la fioriera Doppia Clunia di Bama, che non sono altro che due vasche collegate insieme da due braccine regolabili e che possono stare facilmente a cavallo di una ringhiera, di un muretto, di un parapetto, eccetera. Così da avere i fiori sia all'esterno che all'interno. E abbiamo deciso di piantare due coppie di piante dei gerani, dei normalissimi gerani come potremmo averli tutti, solo che in una vasca metteremo solo terriccio, in quell'altra cominceremo a mettere anche del letame pellettato e poi successivamente concimeremo la seconda vasca e non la prima. Quindi iniziamo. Utilizziamo per entrambi un terriccio e un terriccio di buona qualità, come può essere il Camposana, che è in qualche modo una garanzia. Tra l'altro questi vasi sono a riserva d'acqua, per cui ci faciliteranno un poco le cose. Cominciamo con riempire parzialmente il vaso, i vasi anzi. Hanno una capacità notevole queste due vasche, eh? Sembrano piccole, ma 40 centimetri di terra ce ne sta e ce ne sta parecchia. Ecco, a questo punto, nella vasca di destra aggiungeremo dello stallattico pellettato, che altro non è che dello stallattico che ha subito un processo di essiccazione, quindi non ha perso assolutamente nulla. Così. E lo mescoliamo bene. Possiamo essere anche un pelo più abbondanti in questo modo. In questa vasca di destra. Quindi prendiamo semplicemente un parigino. Eccolo qui. Cominciamo a metterlo nella prima vasca, altro è una pianta che avrebbe veramente bisogno di essere trapiantata e anche bagnata, quello che vediamo, mentre l'altro lo mettiamo nella vasca di destra, quella concimata, così. La stessa cosa facciamo con uno zonale. Anzi, per non dar luogo a dubbi, usiamo quello nelle migliori condizioni. Lo mettiamo di qua. E quello che è anche un po' rovinato perché ce l'abbiamo lì da qualche giorno all'ombra, senza cura né niente, lo mettiamo dalla parte concimata. La premiamo bene, ovviamente. Aggiungiamo la terra necessaria. Ora, come procederà l'esperimento? Metteremo naturalmente questi fiori nella loro posizione ideale, posizione assolata, così come faremo con qualsiasi geranio, vero? Né più né meno. E li gireremo ogni 2 giorni in maniera tale che abbiano a godere sempre di entrambi della stessa quantità di luce e di esposizione. E forniremo soltanto dell'acqua, per almeno per il primo mese. Questo perché il letame pellettato comunque ha una funzione di concimazione a lenta cessione, si scioglierà lentamente, per cui fornirà nutrimento alle piante per almeno un mese. Quindi inizieremo a concimarli invece con un concime liquido e vedremo anche quale. Un concime per piante da fiore,
Nel frattempo lo scegliamo, lo cerchiamo. Ecco, allora. Naturalmente aggiungiamo acqua. Abbondante, perché al momento del trapianto è fondamentale che le piante abbiano acqua a sufficienza per poter trovare un terriccio morbido vicino alle radici e aspettiamo. Ora lo mettiamo in posizione e per un mese forniremo soltanto acqua ad entrambi i vasi e vediamo cosa succede. Intanto troveremo il modo anche di segnare ovviamente questo vaso in modo da riconoscerlo facilmente. Andiamo a mettere un cartellino e poi troveremo un sistema.